Ascolti Grande Fratello 2018, debutto flop per la D'Urso? La verità. Ecco gli ascolti TV del Grande Fratello 2018, debutto positivo per il reality show. Il cancelletto Grande Fratello è tornato ufficialmente in onda su Canale 5. Ieri sera è andata in onda la prima attesissima puntata di questa 15ª edizione condotta da Barbara D'Urso, che in questi giorni ha più volte ripetuto di essere fortemente in ansia in vista del debutto. La prima puntata del reality show è stata incentrata soprattutto sulla presentazione dei concorrenti in gara quest'anno, le dinamiche vere e proprie si verranno a creare solo dalla prossima settimana, con il secondo appuntamento del GF che arriverà a distanza di una settimana dalla permanenza in casa. Ecco quanto ha fatto la prima puntata del GF 2018 con Barbara D'Urso. Tuttavia è in queste ore che è grande attesa per il risultato d'ascolto del debutto del Grande Fratello 2018 con Barbara D'Urso. Quando ha registrato la prima puntata del reality show di ieri sera. Gli ascolti sono stati positivi oppure si può parlare di flop? Ebbene vi diciamo subito che la puntata d'esordio del reality show di ieri sera ha ottenuto un ascolto medio di 3.6 milioni di spettatori arrivando a toccare una media del 22.60 di share. Un risultato che questa mattina da alcuni giornalisti è stato bollato come flop. In molti, infatti, hanno scritto che vista la durata fiume della prima puntata, che ha salutato il pubblico all'1.40 circa di notte, si aspettavano un risultato in share decisamente più elevato, complice anche il fatto che su Rai 1 andava in onda la fiction Questo nostro amore 80 che non sta brillando in termini di ascolti. La verità sugli ascolti del Grande Fratello 2018. Eppure alla luce del risultato registrato ieri sera in prime time dal Grande Fratello 2018, possiamo svelarvi che gli ascolti del debutto del reality show Mediaset possono essere considerati positivi. Innanzitutto il GF è tornato in onda dopo 3 anni di assenza dal piccolo schermo e dopo un'ultima edizione che aveva registrato ascolti decisamente molto bassi con una media che oscillava tra il 16 e il 19. Va considerato il fatto che nel corso di questi 3 anni la televisione è ulteriormente cambiata, con l'aggiunta di tantissimi nuovi canali digitali e che la versione classica del reality show non può essere considerata forte al pari della versione VIP oppure dell'Isola dei Famosi. Insomma il debutto di questo GF 2018 può essere considerato positivo, anche se la prova del 9 arriverà la prossima settimana con la sfida contro le repliche di Montalbano trasmesse su Rai 1. Cancelletto Barbara De Santi, cancelletto Grande Fratello 2018 ascolti.